La regina Elizabeth II ha esortato i leader mondiali a non rimandare la partecipazione alla COP26 dopo essere stata costretta a perdere l'importante vertice sul clima. La regina ha esortato i leader mondiali a non usare la decisione del monarca di rinunciare a ospitare un ricevimento alla COP26 come scusa per non partecipare al grande vertice sui cambiamenti climatici a Glasgow. Buckingham Palace ha annunciato che la regina non si recherà in Scozia seguendo i consigli dei medici. Un portavoce del palazzo ha dichiarato, seguendo il consiglio di riposare. Sua Maestà ha deciso con rammarico che non si recherà più a Glasgow per partecipare al ricevimento serale della COP26 lunedì 1 novembre. Ryan Mills, corrispondente reale di Sky News, ha dichiarato, Sua Maestà, capiamo anche che si rammarica davvero di non essere potuta andare e spera che nessuno la userà come motivo per non partecipare. Sappiamo che all'apertura del Parlamento gallese abbiamo ascoltato per caso quella conversazione, vero, in cui lei ha detto che non sapeva chi sarebbe venuto alla COP26. E ha espresso la sua frustrazione davvero, sono quei leader mondiali che agiscono ma non lo fanno fare. Quindi è chiaro che è stata davvero impegnata con i preparativi che hanno portato alla COP. Sappiamo anche che contribuirà ancora in qualche modo, il corrispondente di Sky ha proseguito, quindi ci sarà un videomessaggio che verrà filmato. Inoltre, sappiamo che altri membri della famiglia reale continueranno a partecipare, quindi questa sarebbe stata una grande occasione di famiglia, proprio come abbiamo visto con il vertice del G7. Quindi Sua Maestà in primo piano, ma anche supportata dal Principe di Galles, dalla Duchessa di Cornovaglia e dal Duca e dalla Duchessa di Cambridge, e, naturalmente, anche il Principe Carlo e il Principe William fortemente impegnati in quel dibattito ambientale, penso che volessero annunciarlo ora davvero perché l'hanno visto per precauzione. Vogliono farlo sapere a tutti in anticipo.